ma la posizione della nave deve essere monitorata costantemente. Non si deve mai lasciare incustodito il pilota automatico, soprattutto col cattivo tempo. Il vento, le onde e la corrente modificano la direzione della nave e non si può compensare elettronicamente questo moto costante. Quando il tempo peggiora, per rendere il viaggio più confortevole, viene attivato il sistema di stabilizzazione. Per controbilanciare il rollio, entrano in funzione anche le due pinne laterali. Ma si verifica un'anomalia. Soltanto la pinna di destra è fuoriuscita. Normalmente gli stabilizzatori dovrebbero funzionare insieme. Con una pinna soltanto la nave perde simmetria perché il flusso d'acqua è sbilanciato e quindi il traghetto non procede più in linea retta, ma devia da un lato. La Samina quindi è lentamente ma inesorabilmente spinta a destra. Un'anomalia dalle conseguenze mortali. Il capitano intende rimanere 740 metri a sinistra dalle porte di Paros, ma la Samina è in rotta di collisione. Un manovratore fa un estremo tentativo per virare a sinistra, ma la nave è lenta a spostarsi. Lo squarcio sulla nave è stato un episodio sfortunato, ma non era sufficiente a farla affondare. Rientrava nell'ambito dei danni a cui una nave può resistere. Alle 10:12 la nave urta il lato est dello scoglio più alto. Lo squarcio sul fianco della Samina è lungo più di 6 metri e largo 1. Ma la falla è al di sopra della linea di galleggiamento e l'acqua non dovrebbe entrare. Poi un secondo impatto. La pinna si piega all'indietro e infilza il fianco della nave. Oh mio Dio! Gli investigatori richiedono una dettagliata perizia del relitto. Al suo interno trovano l'indizio mancante. Anche in quelle condizioni la nave si poteva salvare. Un errore fatale causa la tragedia. Come tutte le grandi navi, la Samina è divisa in compartimenti stagni, chiusi da porte come questa. Quando la nave è in mare, devono restare chiuse. Durante l'ultimo viaggio della Samina, alcune restano aperte. L'acqua quindi non si ferma alla sala macchine. E senza corrente non si possono chiudere le porte. ...29 membri dell'equipaggio sono nuovamente interrogati. Queste testimonianze forniscono dati che, inseriti in un computer, danno un quadro esatto degli ultimi istanti. 3 minuti dopo la collisione, la nave è inclinata a destra di soli 5 gradi, ma imbarca molta acqua dalla sala macchine. Dopo 10 minuti, l'inclinazione è di 14 gradi. Ora entra acqua anche dallo squarcio sopra la linea di galleggiamento. Per la Samina e 80 dei suoi passeggeri, il destino è segnato. La nave non può più contenere questi danni. La Samina è una nave ro-ro, dall'inglese roll on, roll off. Perché i veicoli entrano a retromarcia dalle porte di prua e ne escono una volta giunti a destinazione. Questo sistema ha un potenziale difetto.
Le peggiori sciagure degli ultimi anni hanno colpito questo tipo di navi. L'Herald of Free Enterprise affonda in Belgio nel 1987, causando 193 morti. Nel 1994, 850 persone muoiono nel naufragio dell'Estonia. Al contrario delle navi da crociera o dei cargo divisi in compartimenti, il ponte di carico di una nave Ro-Ro è aperto e vulnerabile agli allagamenti. Immaginiamo di inondare una scatola per le uova e una per le scarpe. Quest'ultima si riempirà per intero, mentre nell'altra si riempirà un compartimento alla volta. Quella delle uova galleggerà, mentre l'altra affonderà. Con il ponte sulla linea di galleggiamento, la nave è più vulnerabile. Il ponte di carico in una nave Ro-Ro è basso per far entrare le auto. Quindi ci si affida ai compartimenti stagni per tenere a galla la nave in caso di incidente. Alle 10:29 l'inclinazione è di 23 gradi. La Samina è troppo obliqua e non è più possibile lanciare scialuppe. Delle 8 a bordo solo 3 sono in acqua. In 3 minuti l'inclinazione aumenta di 10 gradi. Alle 10:50 la nave si ribalta completamente. L'orologio sul ponte si è fermato alle 11:02, quando il traghetto è affondato. I sommozzatori fanno la scoperta più importante. Delle 11 porte a tenuta stagna, 9 sono aperte. L'errore più grave è stato nell'aver lasciato le porte stagne aperte. La nave si è allagata, ha perso la spinta idrostatica ed è affondata. Il processo al capitano Vassilis Yannakos e ad altre 7 persone inizia nel maggio del 2005. Questo naufragio contribuisce a migliorare la sicurezza. La vita utile dei traghetti in Grecia viene ridotta dai 35 ai 30 anni. Inoltre, la tragedia favorisce l'introduzione del Voyage Recorder, una sorta di scatola nera. Ora è obbligatoria su tutti i traghetti. La sciagura ha insegnato qualcosa. È la prima volta dopo la tragedia che Katrina Stark torna a Paros. Un ritorno carico d'emozione. È stato un evento traumatico, ma è servito anche a formarmi. Ha avuto un ruolo importante nella mia crescita personale. Per il loro eroismo nel salvare vite umane, Heidi Hart e Christine Shannon vengono premiate dalla città di Seattle. Ho preso consapevolezza della mia forza. Ora posso vivere libera dal terrore. Non sono più limitata dall'ignoto, perché la vita stessa è un'incognita. Anche per un'eroina è dura ricordare il passato. Io e Christine diciamo sempre di essere state fortunate. Eravamo al posto giusto nel momento giusto. Ecco perché noi ce l'abbiamo fatta e gli altri no. Mi piange il cuore.